quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi. Il nome lungo del FOIA è Freedom of Information Act, tradotto in italiano è la legge sulla libertà del diritto all'informazione. La legge è entrata ufficialmente in vigore il 23 dicembre dello scorso anno. È una legge in base alla quale ciascun cittadino ha il diritto di ottenere dalla pubblica amministrazione qualsiasi tipo di informazione che lui voglia richiedere. Quindi non deve avere un interesse specifico, come succedeva prima dell'entrata in vigore di questa legge, ma può essere un cittadino qualunque. E la pubblica amministrazione ha il dovere di dargli quell'informazione che lui richiede. L'altra cosa bellissima, a nostro avviso, di questa legge sulla libertà dell'informazione è che la società civile italiana si è coalizzata nella coalizione FOIA for Italy e in 2 anni di campagna è riuscita a ottenere risultati importanti sul testo della legge, perché il testo iniziale del FOIA prevedeva una serie di previsioni, appunto, che a nostro avviso erano insufficienti a garantire una vera libertà dell'accesso ai dati e alle informazioni della pubblica amministrazione. Tramite la nostra campagna, la nostra e intendo della coalizione FOIA for Italy, il testo è pesantemente cambiato. Un esempio, prima la richiesta di informazioni era a pagamento, grazie alla nostra azione di pressione siamo intervenuti sul testo e abbiamo eliminato questo aspetto. Un altro esempio, prima la legge prevedeva il cosiddetto silenzio diniego della pubblica amministrazione. In parole semplici, io chiedevo un'informazione, la pubblica amministrazione aveva il diritto di non darmela e di non motivare il perché non me la stesse dando. Ecco, noi abbiamo fatto campagna prima che la legge entrasse in vigore, abbiamo modificato anche questo aspetto e quindi ora la pubblica amministrazione ha 30 giorni per rispondere e motivare nel caso il silenzio. Quello che adesso staremo a vedere, e Riparte il Futuro è molto interessata insieme al resto della coalizione a vedere gli sviluppi del FOIA, cioè come le pubbliche amministrazioni implementeranno e di fatto utilizzeranno questa legge. Sono diverse le eccezioni che ci preoccupano, prima fra tutte l'eccezione sul diritto alla riservatezza, che è un po' usata come spada di Damocle spesso in questo paese per non ottenere determinati risultati. Un altro aspetto riguarda l'estensione soggettiva di questa legge, cioè a quali pubbliche amministrazioni si applica. A nostro avviso si dovrebbe applicare a tutte le partecipate, staremo a vedere quali partecipate risponderanno positivamente e quali risponderanno negativamente. Un altro punto critico del FOIA, delle linee guida che lo implementano, è che richiedono a chi fa la domanda di avere o una PEC, la posta elettronica certificata, o lo SPID, che è un sistema di protezione dell'identità digitale. Ecco, quindi, diciamo, 2 requisiti di natura estremamente tecnica che potrebbero scoraggiare un cittadino come me e te a fare una richiesta FOIA. Per esempio, sarebbe bello se tutti i lettori di Italia che Cambia pensassero ad una richiesta FOIA da fare, ad un'amministrazione alla quale vogliono chiedere qualcosa, un'informazione che possa di fatto essere utile per un cambiamento di cui hanno bisogno nella propria vita, quindi, che so, la scuola del proprio figlio, o una domanda al comune in cui vivono, all'azienda di trasporti del comune in cui vivono, all'azienda dei rifiuti. Noi possiamo sicuramente aiutare i lettori di Italia che Cambia a formulare la richiesta in un modo utile ed efficace, di modo che sia ricevibile. Non solo, possiamo anche aiutare nella fase in cui successivamente l'informazione è stata ottenuta a capire insieme cosa poter fare con quell'informazione e quindi di fatto fare una campagna. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi.